La serie sulla carta più equilibrata è quella tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, che si apre al Taliercio con gara 1. Gli ospiti partono forte grazie a Dau e a Bencius. I lagunari si aggrappano ai centimetri di Watt, che segna col fallo per il meno 2, ma alla prima pausa è 29-22 a Dinamo, grazie all'impatto di Gerald Robinson. 16 punti alla fine. In avvio di secondo quarto la squadra di Piero Buchi tocca il più 12. Venezia però reagisce partendo dalla fisicità difensiva, poi in attacco trova risorse dall'ex di turno Marco Spissu, dal francese Mokoka e da Jeff Brooks, che insacca la bomba della parità sul 39-39. All'intervallo è 50-45 Reyer, poi nel terzo quarto sono Parks e Bramos a fare più 10 sul 57-47. Sassari resta a galla nonostante un pessimo 5 su 20 da 3. Bencius accorcia fino a meno 3, ma Bramos allarga nuovamente la forbice a suon di triple. Saranno 4 alla fine per il capitano, per 12 punti. Il match va a strappi. Nell'ultimo quarto Venezia arriva a più 12 con una bomba di Mokoka, 8 punti. E ancora Sassari ricuce con Robinson, servito da uno dei 5 assist di Ousmane Diop, eroico con anche 13 punti. Nella battaglia finale torna in cattedra Michel Watt, che posterizza Diop con la gran schiacciata del più 5 e arriva a 19 punti. La Reyer resta sempre davanti, Willis realizza 4 liberi, Down ne segna 2 per i suoi 18 punti e a fil di Serena Bencius manca la tripla della possibile parità. Il finale è 82-79, Venezia fa 1-0 e lunedì alle ore 20 si torna in campo a Mestre per gara 2.